il tuo legame con questa città. Il tuo legame con questa città risale a molti anni fa. Io sono lieto e onorato di averti conosciuto e posso presentarti come ti hanno presentato due uomini di spettacolo. Io mi limito a osservare che la vita di Carlo Olmo include migliaia di persone a cui continuo a fare del bene, a cominciare da me. Massimo Gramellini, il suo buonasera dedicato al filantropo vercellese l'11/4/2020 durante la trasmissione Aspettando le parole della settimana Rai 3. Sono contento di avervi fatto conoscere Carlo Olmo, un uomo di grandissima generosità e con un cuore enorme. Fortunati quelli di Vercelli che lo hanno vicino e fortunati noi che lo abbiamo potuto conoscere anche solo virtualmente. Giancarlo Magalli, durante la trasmissione I Fatti Vostri del 34/2020. L'amore lascia il segno. Ora passiamo al premio speciale Mario Pistono, Solo l'arte rimane, che è alla quarta edizione. Questo premio è un premio carnevalesco giunto appunto alla quarta edizione ed è intitolato L'onorario di mio papà. Lui amava profondamente il carnevale, amava inoltre l'arte in tutte le sue forme, quindi è un premio da conferire a un personaggio che si sia distinto nel mondo artistico in Italia e nel mondo. Ovviamente il premio è nello spirito carnevalesco, quindi non poteva rappresentare quello da un secolo e mezzo protegge ogni momento carnevalesco santiatese, quel Gianduia che dal suo tronetto in Piazza Maggiore ci guarda benevolo nelle nostre follie. Ed ecco che dalle preziose mani del maestro Gianni Franceschina è nato questo fantastico sbalzo di bronzo che è mondiale. Innanzitutto perché dal momento in cui c'è stata la grandissima emergenza sanitaria ha iniziato un'attività filantropica senza precedenti e che rimarrà scritta in modo indelebile nella memoria di tutti noi e di certo anche i nostri eredi ne tramanderanno le sue opere di generosità senza fine. E questi comportamenti come possiamo definirli se non arte allo stato puro? Ma il nostro neo cavaliere della Repubblica, credo di non essere l'unico a fermare questo titolo strameritato, non è solo una persona della straordinaria generosità, è anche un maestro d'arte. Stiamo parlando di arti marziali cinesi, che sinceramente non conosco bene, ma credo di poter affermare che sono una grande scuola di disciplina e di filosofia di vita e sicuramente questa è stata una delle componenti che gli ha dato la forza di compiere i suoi molteplici gesti di generosità. È difficile dire qualcosa, io posso solo ripercorrere con la memoria questi mesi che mi hanno legato in questo caso a Santiago. Eravamo a marzo. Scusate se magari mi interrompo per l'emozione, ma è stato veramente uno dei periodi più intensi di tutta la mia vita e credo di tanti di voi. Eravamo a fine marzo, metà marzo, non ricordo bene esattamente il giorno. So che il vostro sindaco, Angelo Cappuccio, mi aveva chiamato perché non riuscivano a trovare delle mascherine per la comunità, per voi, per i cittadini. Nel frattempo io conoscevo anche Alessandro Caprioli attraverso le email perché io avevo già donato i ventilatori polmonari per la terapia intensiva dell'ospedale di Vercelli. E poi lui ha seguito facendo anche lui poi delle donazioni, quindi veramente ci lega proprio un percorso filantropico. E mi ricordo che grazie a questi angeli che sono qua con me oggi, perché all'epoca, vi ricordate, non si poteva girare per la strada e quindi io ho semplicemente chiesto all'esercito italiano alla caserma Scalise, visto che avevo questa possibilità di recuperare questi dispositivi così importanti per aiutare chi ci aiutava, principalmente i medici, gli infermieri, le Croce Rosse. E allora avevo chiesto se mi potevano accompagnare ad andare a prendere questi dispositivi e loro si sono messi sull'attenti come veri servitori dello Stato. Lo Stato quello che ci fa veramente tirare il petto in fuori e alzare la testa.
E allora mi hanno accompagnato e siamo andati in tante parti, non sto qui a dirle. E a un certo punto siamo riusciti a trovare queste 6.000, sono riuscito a trovare queste 6.000 mascherine. E mi ricordo il primo giorno che siamo arrivati qua, pioveva, e nella piazza, nell'altra piazza, quella del municipio, eravamo con tutti gli scatoloni di mascherine, guanti, camici, con tutto l'esercito, con la polizia, con la protezione civile. E quello che mi ha colpito di quel giorno, come anche a Vercelli, era il silenzio. Un silenzio spettrale, non si sentiva niente. Solo la pioggia e solo noi eravamo in quella piazza. E così abbiamo dato le prime 6.000 mascherine qui a Santiago. Poi il 27 aprile, ecco lì forse sarò interrotto dall'emozione, io sono stato chiamato tramite l'ordine dei medici di Vercelli a Bergamo, il Golgotha d'Italia. E quando siamo andati a Bergamo a portare migliaia di mascherine a quei medici che veramente hanno sofferto e hanno perso la vita, anche tanti di loro, in questa tragedia, in questa guerra, io mi ricordo che al ritorno, sempre accompagnato dal colonnello Ingala e dal tenente Maria Gradante, eravamo stremati, almeno io ero molto stanco, ma siamo arrivati qui a Santiago a portare di nuovo altre mascherine e altro materiale. E lì la vostra comunità e la vostra amministrazione mi ha omaggiato con la cosa più incredibile, e cioè l'inno d'Italia in una piazza di nuovo ancora vuota. Ma quell'inno ha riempito il nostro cuore e ci ha ridato il coraggio di essere qua oggi tutti insieme a festeggiare. Quindi questo è un onore non immenso, di più. Mi avete, caro Alessandro, cara vice sindaco, mi avete fatto piangere prima, ed è una gioia, non riesco più a dire niente. Volevo solo fare un applauso anche a tutti questi lupi bianchi che insieme a me hanno vissuto perché poi, e dico solo questo, l'emergenza dal piano sanitario è diventata un'emergenza economica e loro ci stanno aiutando per portare da mangiare a chi non riesce a mangiare. Quindi noi faremo ancora un Charity Tour 5 proprio a fine mese per aiutare tanti che chiedono una mano. Vi voglio solo dire una... Ve lo chiediamo per favore, cercate di mantenere il più possibile le distanze, perché purtroppo questa cosa è rimasta tra noi, quindi vi chiediamo di cercare di mantenere un minimo di distanza, oppure di usare la mascherina. Dopodiché chiederei magari a Paolo, secondo...